Buonasera popolo! Come andiamo? Benvenuti nel disagio totale della vita! Sono finite le vacanze e mo vi tocca tornare! E mo vi tocca tornare a fare le cose vostre! E mo sono cazzi vostri andare a lavorare, hai capito? Perché io sto editando! Però voglio giocare a Sea of Thieves! Qua è Sea of Thieves, mi sta rovinando la carriera, io ve lo dico e dopo ci andiamo a giocare perché voglio giocare. Io voglio giocare a Sea of Thieves, non mi fate incazzare. C'è sta qualcuno che c'ha il gioco, un boccate, datemi una mano a distruggere. Sì, lo faccio in live, sì. Non so cosa mi stai a chiedere, Alte, ma io dopo ci vado. Adesso andiamo a vedere, famo due chiacchiere, andiamo a vedere sta cena di Harry Potter, se c'ha avuto senso qualcosa, se vale la pena di vedere. E poi andiamo a giocare, vaffanculo, voglio giocare. Devo. Come va voi? Che dite? Madonna, ho parlato per un minuto ininterrotto. Mi sono svegliato tipo 4 ore fa, che sono andato a dormire alle 11 di mattina per edità. E per giocare a Sea of Thieves, porca troia. Quindi mi sta rovinando tutto. Sea of Thieves. Veronica mi lascerà per colpa di Sea of Thieves. Alle 5 di mattina io stavo a giocare col Fuer Sacro Extend e mi viene in camera. Ma aspetti, è strilla. No, ci sei pirati. No, no, altra Maradona, non si può. Ma era da tanto che non mi chiudevo così in un gioco con l'amici mia. Perché sto sempre a lavorare, ste feste un po' faccio giocare, che cazzo. Buonasera! No, non l'ho visto ancora la famosa serie Arcane, cucchiaio. Però, come ho già detto, io giocavo a League of Legends nel 2012 che c'era Draven in copertina. C'era Draven, per farti capire la delicatezza. Quindi, però, poi l'ho abbandonato. Quindi io penso che un fan di League of Legends, vedendo quella serie, diventa pazzo. Perché già io, un po' da profano, riconoscevo per gli easter egg, i dolcetti che te mangi nel gioco. Se uno ciocca tutti gli easter egg, uno è veramente esperto. Secondo me è proprio l'orgasmo della vita. Questo è. Come sai, Caruccetto, perché? Cianna, ma come si permette lei? Quindi, così. Ehi. Ma me si sente, sì. Pure troppo. Sì, me si sente. Mo andiamo a vedere che hanno detto Harry Potter. Anzi, andiamo subito a vedere, va. Tanto vediamo. La cena di Harry Potter. Qualcuno l'ha vista sta cena di Harry Potter? È varsa la pena vederla? C'aveva senso. Cena Harry Potter. Signor Potter. Cena anniversario, che devo scrivere? Capodanno, non c'è un cazzo su YouTube. Non hanno caricato qualche spezzone, qualche zozzeria. Non possiamo reactare a un cazzo. Mi stanno levando il lavoro. Stai guardando Lost, meme, sono contento. È su Sky Copyright. Ho capito, qualche spezzoncino. Qualche spezzoncino, non c'è. Mi sa che non c'è veramente. Allora tocca andare a giocare a Sea of Thieves. Tocca andare a giocare subito a Sea of Thieves. Mi dispiace signori, ma sono i poteri forti che mi impediscono di reactare a qualcosa, di parlare con voi. Mi dispiace. Devo andare a sgonfiare la gente a cannonate. Che ieri ho affondato la mia prima nave, mi ha dato la cifra mentre mi sono sentito un figo. Io ho tirato 4 palle qua. Mo perché non c'ho la webcam. Senti la mano verso la fronte. Senti. Qua io ho tirato. Qua. Mamma mia. E ho fatto sì. Però non ho trovato il tesoro, niente. Un vulcano mi ha buttato giù una nave mentre stavo a portare i tesori. Le bestemmie. Sto gioco ti fa bestemmiare. Io spero che non mi succeda qualcosa di brutto, perché sentirete io che per 10 minuti comincio a tirare giù tutto e tutto. Perché lo sapete che cerco non bestemmiare in live, ma io nella vita bestemmio ogni tanto. Non sono ipocrita. E lì è stato più di ogni tanto. Io ve lo dico, è stato molto più ogni tanto. Non so se c'è il sacro. Proviamo a chiedere il profano. Ah! Comunque, sapete che so appena sveglio pieno di energie. Senti come chiacchiero. Però sono andato a dormire alle 11 di mattina. Il libricino no. Sto a editare One Punch Man. Ciao Zoro. Bello pimpante, lo vedi? Ma io perché vado in live sempre stanco, devastato dalla vita. No, giuro che non ho nessuna sostanza in corpo. Vi giuro, tranne la gioia di vivere. Ciao Lumen Grid per i 21 mesi. Hype incredibile. Il pugnettino del Mori. Due puntate in uno, quindi non mi dovete proprio... fine di stagione. Jerry, oh, te faccio causa. Ah, che poi aspetta. Vediamo se lo possiamo rendere possibile. Trono mai i riassunti di Harry Potter? Dove? In tasca? No. Ce l'ho su YouTube, Luca.
Che vuol dire trono mai? No, no, aspetta, spiegami. Trono mai i riassunti di Harry Potter? Che dove? Cioè i bignami, dici? Non esistono, penso, li scrivo io. Trono, ma fai riassunti di Harry Potter? Non ho capito. Li ho fatti i riassunti di Harry Potter. Secondo me non ce li ha, Biggio, bravo. Non male davvero, è troppo forte Saitama. È fortissimo Saitama. È il più forte del mondo, cheat. Ma quanto è forte Saitama, è fortissimo. Ciao Poetro 88. Sì, esce la serie TV di Harry Potter. Ecco dai, mettiamo il faccione di Harry Potter, così almeno vedete qualcosa. Harry Potter. Andiamo a vedere, dai, andiamo a vedere. Ma quando esce sta serie? Dai, parlatemi. Ecco, metto un po' di facce di Harry Potter, così vedete qualcosa, va. Che non sta bene niente. Guarda che bello uomo. Questo uomo era proprio il salvatore. Sì. Flavia, grazie, abbonamenti. Vittorio Sgabador. Sì, dovrebbero fare la serie TV di Harry Potter, come stanno facendo la serie TV del Signore degli Anelli, anzi già l'hanno fatta. Perché è il nuovo trend, frate. Hanno, come ti posso dire, hanno, non si vede un cazzo di niente. Non si vede assolutamente il nulla cosmico. Aspetta un attimo. Si vede il buco nero della perversione umana. Mi fermo qua. Eccoci. Guarda che bell'uomo. Questo da salvare il Salvatore e tutte le cazzate che ho detto prima. Comunque, prima hanno munto le mucche quei film quando andavano de moda il cinema. Adesso cosa va de moda con Netflix, Amazon Prime e Disney, Flix, Amazon Ney. Oh, le serie TV. Quindi voi che non ti rivendono le stesse storie che hai tanto amato, solo con 18.000 puntate. Quindi sì, Anelli e Harry Potter. Ormai sono passati 20 anni, tocca rifare un po' dei sordi qua, eh. E che cazzo. Scusami. Ma sì che lo faranno meglio, per carità. Spero. Avrebbe senso. Complotto, è tutto complotto, ragazzi. È tutto complotto per venderti i pupazzetti. Loro vogliono solo venderti la merda. È come i giochi ormai, che tu compri Sea of Thieves, sì, 20 euro. Ma io ci sono spesi altri 20 per quel cazzo di pass di merda e per comprare le armettine solo per vedere se quel cazzo di mirino non era rotto. Ma è rotto uguale sul fucile a cecchino. Quindi io rivoglio i miei 5 euro. Rivoglio i miei soldi. Ridatemeli. Sì, ti voglio bene, dottor Cake. Scusa, stavo parlando. Così è! Quindi vendi pupazzetti. Guarda, il futuro sarà che tu tipo compri la prima puntata di una serie TV e poi ti compri tutte le altre, tipo il pass. Non lo so, tipo il season pass. Te lo giuro, se si riesce a mischiare bene queste due idee, faccio... Te creo il panico. Non lo fate sentire a Netflix. Tosca, aspetta, mo tutte le sub. Mo coso tutte le sub. Ti ho comprato il pigiamino di Harry Potter a mio nipote di 2 anni. Bravo! Ma vuoi dire qualcosa? Ma tuo nipote... Ah, non. Ma gliel'hai dato la madre dicendo che ti possa andare come Lily? No! Assolutamente no! Perché ha proprio 1 anno quel ragazzino! E tu gli regali il pigiama di Harry Potter! Sono troppo sveglio. Mi devo dare una regolata. Piano, Trono. Meno, Cesiro, meno. Meno. Io a mia sorella gli direi così. Così me lo prendo io, tuo figlio! E lo cresco io. Manco lo devo partorire. Manco la fatica di partorirlo. Ciao Michele! Grazie! Stavo a dire una cosa però. Ah, devo ringraziare i sabbi. Come si fa la sub, Trono, mi chiedono. Come bombole! Oh, faccio ride, dai! Chi è? Faccio tanto ride. Ciao Michele! Ciao Jebold! Ciao Flamia, grazie! Ciao Strugaz! Ciao Puerto! Ciao Lumegrid! Ciao Zoro! Michele! Mi pisani, Cake! Non ci credo 19 mesi, grazie. Vedi che non ti scammo. Cringe. Bastardi, vi odio. Vi odio tutti. Perché state qua che io vi odio tutti? Ho salutato tutti. Non voglio cazzi. Ah. Ma quanto... No, no, io non vorrei mai avvadare nessuno, Marco. No, no, non sono per la morte. Sono per la vita e la sofferenza. Sono per la vita e la sofferenza. Tu devi soffrire. Se mori finisce tutto, non ha senso. Le sub in extra bit, no, perché? Un paio di domande, attenzione, un paio di domande veramente importanti. Un paio di domande. Cosa ne pensi
Ma allora, Asrur, già, guarda, ci sono video sul video sul canale Cassonetto. Ne abbiamo già parlato ampiamente. Non mi fare ridare fuori il discorso Rowling. E a parte che non odia i gay, odia... ma non odia nessuno, cioè ha delle rimostranze sulle persone transgender. Quindi Asrur già ne ho parlato. Poi, Trono, da cosa deriva la tua idiosincrasia nei confronti di Brumotti? Perché Brumotti se la prende coi deboli. È come se io andassi, no? Dal barbone sotto casa. Zozzi, no, trovati una casa. Ma pare facile. No, lo vedi, no. Ma vai! Se Brumotti andasse in bici davanti alle ville dei mafiosi, io farei: Brumotti, sono con te. Vai Brumotti, sei un grande Brumotti. Però no, non si fa così. In brevissimo, poi dovrei argomentartelo per mezz'ora. Però stretto stretto è così. Allora, e non è benaltrismo, perché è proprio prendersela con chi non si può difendere. Perché non è che se uno è da un cazzotto ti difende, perché Brumotti chiama le guardie, gli erano 18 carabinieri e poi se la piano con quello che è l'ultima ruota del carro, che non è che ha fatto la scuola dell'obbligo, quello pane, soldi, pia e vendi. Non è che è da giustificare, ovviamente, è un discorso più complicato. E Brumotti la fa semplice, quello lì per terra è cattivo. Quindi, te lo ripeto, non voglio aprire sto discorso. I carciofi alla Porco Giuda sono buoni. Sì, alla Giuda sono buonissimi. Casa tua alla terrazza? No, c'ho un balconcino piccolissimo che dovrei pulire perché non ci vado mai, i piccioni fanno come cazzo gli pare. Ogni quanto cambia le lenzuola? Beh, una orta, dipende, dipende, se si zozzano, ma comunque in media... ditemi, io una orta a settimana, sbaglio? È troppo poco? Cioè, faccio schifo? Oppure se si sporcano anche meno? Una orta a è troppo? Una orta a settimana? Sbaglio? Io non ho idea di quando sei... ogni... sbaglio? Ditemelo voi. Ho risposto a tutto! Cioè, da... vedi se so zozze? O se... diciamo così, insomma. Settimana 10 giorni, dai, su. Mettiamola così. Ciao Chiavulpix, ciao Ranks, ciao Accadebra. Bene. Le lenzuola non si cambiano, si cambia direttamente il materasso. E devi lasciare le lenzuola. Poi fai tutto uno strato di lenzuola e quello sarà il nuovo materasso. E così fino alla fine dei giorni. Ciao Flavia! Sei in quarantena, pesante. Sei accesi. Sto in quarantena. Di esporre me e mio marito al COVID. Bella idea di esporre me e marito COVID. Quindi becca sti spicci alla. Ma ecco, mi avete fatto LOL. Grazie, mi avete fatto ricordare una cosa che prima non potevo dire per privacy, ma adesso la posso dire. Perché fa ride tanto. Forse non la potrei dire, ma io la dico uguale. Comunque Flavia, mi dispiace, fate il tampone. Ciao Strugaitz, grazie per i 100, oggi impazziti proprio. Allora, che volevo dire? Durante Capodanno c'era venuta, c'era giunta sta voce che il vicino nostro di casa ci avesse il COVID. Cosa che poi si è rivelata falsa, era una stronzata. Quindi stava benissimo, quindi ve lo posso dire. Quando siamo andati a fare Capodanno al paesello, no? Il vicino del sagro. Però noi vedevamo la figlia che andava in giro. E noi facciamo, ma questa può andare in giro? Io lo sbroccai e facevo, ma no, dai, famosi cazzi nostri, perché non si sa, non si sa. E era una fake news paesana. Perché io mi sono cominciato a incazzarmi quando il vicino ci ha bussato, il primo gennaio. Gli abbiamo aperto questo senza mascherina, buon anno! E io là, ma che sei matto? Ma questo c'ha il COVID così? Gli abbiamo chiuso la porta, eccetera. Ve voglio raccontare, ma la faccio breve, perché non so nemmeno se ve lo posso raccontare, però voglio raccontare questi brevi aneddoti. Perché la cosa principale è stata una mattina che io appena sveglio esco da casa e mi trovo lui davanti, faccio proprio e no Cristo Dio e che cazzo e sbatto la porta. Quello non mi ha detto niente, ma adesso col senno di poi penserà, ma uno degli amici del sagro è matto. Mi ho proprio imbruttito perché io, perché la gente mi diceva, ma no, sta buono, dai, ma tanto non si sa, non può essere, non può essere. Però lì ho fatto, oh, e che cazzo, non voglio nemmeno far litigare sagro con i vicini. Alla fine si era scoperto che era tutto falso, ma lì io gli volevo imbruttire. Cioè, ma una certa tocca imbruttire. Però era tutto falso. Pensa se gli avessi imbruttito senza senso e quello mi avesse detto, ma che stai a dirsi? Ma lei, ma io la denuncio, ma io non ho niente, ma queste sono, questa è diffamazione. Citta, io non ho il COVID, è diffamazione. Ecco, adesso ve lo posso raccontare, mi è venuto in mente una piccola parentesi, ma stretta stretta, l'ho raccontata proprio veloce, eh. Ciao Rizzetto, grazie per i 16 mesi!
I miei vicini mi seguono? No, non credo proprio. Perché la mia vicina fa il lavoro più vecchio del mondo, Biggio. Vatti a recuperare i cartoni di Biona. Scrivi Biona Trono, la vicina, e te si aprirà un mondo. Un mondo vero, un mondo che è ancora adesso presente nella mia vita. Un mondo che non smetterà mai di darmi delle sorprese. Ma un mondo che fa anche tanto ridere. Perché sennò sai che noia. Senti i tre di notte e strilla la gente, e tu che diventa bussare e fa: oh, che demo fa? Io per un paio di volte ho fatto letteralmente il pappone senza essere pagato. Scusate. Ma come si? Per difendere la signora, no? Il pappone viene pagato per difendere, no? Io l'ho fatto gratis. L'ho fatto gratis. Lo posso mettere sul curriculum? Non credo. Comunque, un saluto alla vicina. Quasi me lo rivedrei, per chi non capisse di quello che sto a parlare. Il cartoncino di Biona. Ma no, de Boncone, Marina, lo riracconto anziché rivederlo. Perché è tutto vero e ce l'ho stampato nella memoria. Se uno dicesse una cazzata, vi dico anche come sgama le cazzate, non se la ricorda per filo e per segno. Io mi ricordo tutto, io mi ricordo che stavo qua a edita. Mi ricordo che sentivo il primo strillo e mi sono stato zitto. Madonna, zero, 20 euro. Grazie a te. Compagnia e le risate. No, le bestemmie no. Sentiamolo, sentiamolo. Gebbold, ok, adesso te lo dico. Si è toppato il messaggio. Che diciamo, l'immortale avermi fatto scoprire Hollow Knight. Ormai sto più di 90 ore. Cazzo, io sto a 60. Bella prova. Che comunque veramente, io lo ripeto, adesso a rigiocare ci metterei un terzo delle ore, ma nemmeno. A 10 ore ho rifatto tutto il mondo. E adesso ho interrotto perché c'è sta Sea of Thieves che mi sta uccidendo. Vediamo qualcosa. Iral, ci ho provato, ma non c'è. Io volevo vedere qualcosa. Va bene, mi senti. Sappiamo tutti quello che dobbiamo fare. Sappiamo tutti da chi dobbiamo andare per avere delle risposte. Sappiamo tutti che sicuramente ha fatto un video. Quindi noi andremo da lui. Dall'uomo che sapeva tutto su Harry Potter. Dall'uomo il cui brand gira vorticosamente intorno al nome di Harry. Eccolo! 5 giorni fa la reunion di Harry Potter mi ha fatto piangere. Sì, ma 26 minuti. Io danno a giocare a fai pirati, eh. Io danno a fai pirati. Però aspetta, sta buono, Galè. Sta buono, Galè. Io lo faccio in simpatia. Ti voglio bene. Non mi denuncia. Ciao, Michele. Adesso Kalel mi diffiderà da reactallo. Comportatevi bene con Kalel, lo dico sempre. Qua siamo per ridere, per scherzare. Sì, oggi pirati, Noah. Ma infatti Kalel è tanto... Ah, un team, ma che gli sto a dire qualcosa? Ah no, dai, ha un team. Ma vedi che siete... Allora, finché in simpatia bene. Se uno comincia a dire cose brutte, mi incazzo io per primo, eh. Veramente, veramente. Ma io anche se lui, che ne so, mi dicesse qualcosa in simpatia, te pare che... A parte che a me io non me la prenderei nemmeno se me lo dicessi in antipatia. Però Kalel, basta che tu me lo dica, mi scrivi: Trono, senti, te prego, non mi metta in mezzo e io smetto, eh. Non ti preoccupare, perché sei l'unico che sta così in fissa con i ripotte, con tutte le news, capito? vabbè, sono un bullo. Vergogna tutti. Andiamo a Torino, basta. Andiamo a Torino. Andiamo a sradicare Kalel da quella casa e andiamo a parlarci gentilmente. Kalel, ti dispiace, Kalel? Ce lo puoi dire, Kalel? Dimmelo, Kalel. Lo fissi e fai: dimmelo, Kalel, se ti dispiace. Dimmelo, 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 Kalel. E lui farà: no, non mi dispiace. Non vive più a Torino, ormai vive a Milano. Ormai è un goat. Aspetta, voglio vedere se sia possibile questa cosa. Aspetta. Aspettate, sto scrivendo per voi. Ok. Vediamo se succederà. Tutti gli youtuber vanno a Milano. Infatti ci dovrei andare pure io. Ma io rimarrò qua e morirò davanti al Coliseum. Io sono come quello di Hollow Knight. Non voglio spoilerare, ma quello che... Avete capito chi? Quello che casca. Zitti! Uno casca, capirai. È pieno di gente in Hollow Knight. Quello che ho fatto: no! Poverino, no! So io quello. Tutto spavardo e poi per terra.
Devo ancora riuscire a vedere la reunion. Vai, vediamo, vediamo che cosa. Che cosa. Cosa dicono. Vai, Galellino. Sei tutti noi, Galella. Fagli vedere chi sei. Michele! Ma stai a donare come un maledetto, ma almeno scrivi qualcosa. Grazie, Michele. C'è un modo migliore. Ma eri tu prima che hai donato 20 euro? 22, se non con una fantastica. A parte che hai donato tipo 5 abbonamenti, Michele. No, una cena con Emma Watson. Penso che non poteva esserci secondo modo. Aspetta, aspetta. Grazie a Michele di 300 bit. Grazie a Iasei per i 4 mesi. È sempre bello vederti a cena. Buona cena! Grazie a Dalia 20 per i 23 mesi. Tutto a posto, ciao Dalia! Quasi 2 anni insieme. Stiamo a vecchiare insieme. Michele che ha donato... No, zero, zone 92, grazie per i 20 euro. E Michele che siete più di uno che donano queste cose incredibili. Grazie, non so che dirvi, mi imbarazzo, fanculo, giochiamo. Cioè, io vediamo Galella. Iniziare l'anno, se non con una fantastica reunion. Sì! Diamine... Sì, ma Capodanno! Mi ha fatto piangere come un bambino. Sei serio, bro? Io sono contento e non voglio prendere in giro questo tuo puro sentimento. Questa tua purezza, perché tu ci sei cresciuto ancora coi film soprattutto, quindi l'hai visti, hai pianto come io per Miura, quindi non è proprio sullo stesso livello i film del Miura, sì, i film di Miura, i film di Harry Potter, Miura. Però io non voglio prendere in giro. Però volevo dire una cosa, mi sono pure scordato, andiamo avanti. Praticamente da quando è iniziato? Ah, a Capodanno la fai la cena, a Capodanno la fai, ma io a Capodanno bevo, ma non mi puoi fare la cena su Sky a Capodanno. Con tutta amore del cielo. Però andiamo avanti. Fino alla sua fine. Ciao ragazzi, benvenuti Ciao. Nell'anno nuovo. Ed eccoci qui a parlare di questa tanto attesa reunion per i 20 anni della saga di Harry Potter. Ah, perché c'è pure un plot twist, eh? C'è pure un plot twist, eh? Vediamo se lo dice Galellino, perché sennò c'è un plot twist incredibile sulla storia della Rowling. Che ve lo dico subito. È la Rowling che c'è voluto annà. Mi si sente poco? Aspetta, lo abbasso. Abbasso Galellino. È la Rowling che non è voluta andare alla cena. Ah, si sente poco il video, perdonatemi. Alzo il video. Non c'è niente, così può fare tutto. Ok, adesso dovreste sentire meglio. Però hai capito, è la Rowling che ha fatto corca, TT46. Noi, grazie per il Prime, noi stavamo a di... Ah, l'hanno cacciata, invece era tutto il contrario. La Rowling snobbettina gli ha fatto proprio chi ve se in cu. Attenzione, Michele! Scrivi un ciao, Michele! Costi sordi! Grazie, Michele! Jadif! Allora, Jad, sì, a quanto pare indiscrezione. Poi l'ho letto da dei giornalisti. Completiamo il treno. Completiamo il treno! Supporto livello 4. È una notizia. Allora, non posso confermare la veridicità dei giornalisti ormai. Però ho visto delle notizie dove dicevano che era la Rowling che aveva rifiutato dannacce. Non so se sia vero, perché ormai giornalai sono proprio dei giornalai allucinanti. Però qualcuno dice che l'hanno cacciata. Draghi, come ti ignoro? No, come? Che è successo, Draghi? Che hai fatto, sub? Guarda, a tutti, no, ho perso il filo del discorso. Draghi... Non ti preoccupa, Mario Draghi. Comunque, questo dicono. Andiamo avanti. È andata se sente di più? Mia più rosea aspettativa. Diciamo che in generale. Se sente? Intanto che mi dite sì o no, Draghi. Non so perché Tonio. Forse hai scritto qualcosa. Riscrivimi, Draghi. Se sente, perfetto. Andiamo avanti. Esattamente quello che speravo di ricevere. Luca ha detto che si è commosso. Ovvero gli attori che si fanno un po' i fatti loro e raccontano delle loro esperienze sul set, di quello che hanno passato e soprattutto del grande legame, della grande famiglia che si è creato tra loro in tutti quei lunghi anni in cui praticamente hanno vissuto insieme sul set. Ok, già diciamo è più veritiero. In quegli anni erano una grande famiglia, perché è ovvio, stai sempre a contatto con tutti. Poi dopo magari si sono un po' lasciati perdere, ma la vita è così. Sempre. Buonasera, Marsh! Ti sei perso 25 minuti di fuoco, Marsh. Mi aspettavo una cosa sui 40-45 minuti e invece erano quasi 2 ore di speciale. Una cosa veramente, veramente fantastica. Ho apprezzato infatti che l'abbiano diviso in vari capitoli, andando a ripercorrere da serie ogni TV. Film, anche soprattutto per una scelta registica, dato che soprattutto per la prima metà dei film cambiano registi un po' come cambierebbero le mutande, ovvero ogni 2 anni. Come dicevo, simpatica, battuta simpatica, ti do un 6.5 su 10. E stavo a pensare che sarebbe quasi interessante, lo vedi, ecco. Guarda,
Forse non si potrà vederlo su Twitch mai nella vita, però era interessante vedere i making of di ogni film e parlarne. Peccato, peccato, vedi? Twitch non ce lo fa fare. Molto in hype, avevo moltissima aspettativa per questa reunion. Qui ero molto più interessato rispetto, per dire, al terzo capitolo di Animali Ma Fantastici. Ma tu stai fuori di testa! Perché si trattava appunto di un po' rivedere le cose che speravi. Però raga, è grave, scusate se lo interrompo ogni 30 secondi, però voglio dire una cosa, è grave il fatto che noi stiamo più in hype per l'effetto nostalgia che per le cose nuove. Questo è veramente brutto. Perché è così, Spider-Man è andato così forte per l'effetto nostalgia. Capisci che siamo più in hype per i Member Berries. Sta diventando tutto come South Park. South Park, i Member Berries. Ciao Mafio Fam, quasi 2 anni, Member, non ti ricordi Tom Holland? No, sì, Tobey Maguire, ah, ti ricordi? Ti ricordi il primo film di Harry Potter? Ah, che bello, erano tutti piccini, ti ricordi? Ah, regà! Questo è un po' triste. Vedere, credo che soprattutto in questo periodo storico la nostra comfort zone sia come molto, Pokémon molto con la prima generazione rispetto al solito, quindi vedere le cose che sai che ti piacciono ti dà un certo senso di calma, un certo senso di Member tranquillità Berries. Però già dal momento in cui è partito, tra l'altro quella bellissima sequenza dove tutti quanti, i vari attori, ricevevano le loro lettere di Hogwarts, tipo Matthew Lewis, l'attore di Neville, che era imbottigliato nel traffico e gli arrivava la lettera intestata proprio al taxi. Sono state cose molto carine che hanno subito buttato nel mood. E ovviamente quando poi Emma Watson è arrivata alla sala grande, sono aperti i portoni e dentro c'era tutta quella gente che ballava e faceva festa. Cioè, mi ha riempito di... Quindi è più Hogwarts la reunion che i film. È più Ballo del Ceppo, Sala Grande, Fica, la reunion... Bene. Una gioia bambinesca che... Che fanno i rave, dove fanno i rave. Da parecchio tempo. Infatti forse qui un però per essere giusti fanno anche il ballo per un pochino, mi sarebbe piaciuto vedere un po' di più di quelle scene, perché è iniziato col botto con tutti quei ballerini, la sala grande proprio in bandita festa, sembrava che dovesse esserci chissà che cosa, però poi si sono subito spostati su delle interviste o dei momenti comunque molto più intimi tra i vari personaggi, che per carità ho apprezzato, però ecco, forse mi sarebbe piaciuto avere anche una bella scena magari alla fine con tutti quanti gli attori riuniti insieme. C'è da dire che è molto probabile che questa cosa sia stata girata a più riprese. Ma soprattutto, allora, o erano in più parti del mondo dove hanno allestito i set magari, oppure ovviamente era più riprese. Non è che magari sono stati tutti insieme mezza volta e poi a gennaio quelli, a febbraio quelli, a marzo quelli. Sicuramente così, sicuramente. Perché immagino che morte... sia abbastanza difficile adesso avere tutti così quegli attori in contemporanea sul set, contando non è che è morta la creatività, non ci puntano più, puntano più sulle cose loro bel da fare, quindi solide per fare i soldi. L'hanno girata a scaglioni, prendendo i vari attori in base alla necessità, e poi hanno montato il tutto esatto, insieme Galella, per far uscire una cosa bella. E la cosa che mi è piaciuto di più in assoluto di questa reunion è stata la sua genuinità, nel senso che tu, secondo me, è abbastanza evidente nel momento in cui lo guardi che queste persone, questi attori, c'era un sincero benessere, c'era una sincera emozione. Io diventerò fan dell'attore che là in me, perché tu, io non ci credo che amano tutti Harry Potter, tutti gli attori. Non c'è sta un attore che si è alzato e fa: a me me fa schifo sto brand, m'ha fatto comprare le case, ma non me ne frega un cazzo di sti maghi, delle bacchette, degli occhiali. Ma perché non è schioppato? Perché io sono un attore di destra e volevo che Voldemort salisse al potere. Non c'è nessuno. Non credo. Non credo. Andiamo avanti, va. Essere di nuovo in quei posti, essere di nuovo tutti riuniti. Anche gli attori avevano detto che la scena di ballo era cringe, greve. Fatto varie battute a più riprese, appunto sul fatto che molti di questi attori, per una ragione o l'altra, erano anni che non si rivedevano, perché magari la loro vita, strade completamente diverse. Grazie. Come spesso succede. E quindi anche per loro si è un po' sentito il fatto che fosse davvero una reunion. Ma non sei solo per noi come spettatori, ma è tipo a scuola, a reunion del liceo. Vissute.
Cioè, per me, vedere il Golden Trio, vedere Dai, con sto Golden Trio, chi muore prima io? Seduti sulle poltrone nella sala comune di Grifondoro, che chiacchieravano come vecchi amici. Che questa è una cosa... Come la morte, come vecchi amici, come una vecchia amica. Non so, ero lì che guardavo per un'ora e mezza, ero lì che o piangevo o sorridevo proprio. Ma io questo sono contento, non voglio prendere in giro sta cosa, perché la nostalgia ci sta. Un tale... Non so, senso ci di... Ci sta, di Galera, sono contento per te. Di ritornare bambino. Sono contento. Esattamente come ero da ragazzino. Che esattamente come la Marvel. Dillo, Galera, dillo. Esattamente quando vuoi di Spider-Man di Tobey Maguire. Il fatto che loro appunto chiacchierassero un po' per i cazzi loro, a un certo punto si mettevano... Cioè, a me ha fatto molto ridere, per esempio, Rupert Green che dice ero soltanto un ragazzino, sembrava giusto ieri, mentre adesso ho i calcoli renali e una figlia. Cioè, ti fanno capire certo. Che sono cose che sono proprio loro che un po' parlano. Te mette pure triste. Però il tempo che passa. Cos'era a un certo punto Daniel Radcliffe che diceva sì era un po' stato uno stronzo, ha detto Emma praticamente ha detto che ha finito i film per la fama, pesante per nascatto, ma che veramente. Però i commenti, guarda, ogni tanto interrompo e ve leggo, quindi pensate alle domande quando ogni tanto interrompo. Ciao Netsuko-chan, grazie per il prime. No, per fame non credo, Emma Watson. Dick. Ti fanno capire che comunque sono abbastanza delle conversazioni no, cioè... tra di loro, che ha detto boh, hanno acceso la telecamera e detto boh, parlate il cazzo che vi pare, tanto la e che devono fare? Era una live. Poi voi ormai lo sapete bene, io cosa? Vado matto per i dietro le quinte, per dietro le scene, sì. Sapere come una cosa è stata sviluppata, vedere anche soprattutto i rapporti che c'erano non solo tra i personaggi ma anche tra gli attori, quindi avere praticamente due ore il gossip di dietro il le gossipino. Quinte, dietro le scene con tutti gli attori che raccontano quello che era successo, anche dicendo alcune cose inedite che io per esempio lei mi si trasforma in Alfonso Calellini, cioè è stata una cosa fantastica perché è sembrato proprio molto più personale. Ne hanno parlato di Hermione che batteva i pezzi a Tom Felton, ne hanno parlato sicuro in questa cena, ma ti ricordi quando ti piaceva Tom Felton? Però c'aveva i capelli. 27 milioni di euro che è uscita fuori questa cosa durante la cena. 27 milioni, vendo tutti gli organi che ho, eppure quello di qualche amico mio. Nel senso del gioco che sto creando in Sea of Thieves. Sì, ne hanno parlato. Datemi i soldi. No, muovo i soldi. No, avevamo scommesso. Che fai, io? Non paghi le scommesse. Vabbè. Questi che ci raccontavano tutte quelle cose. Soprattutto perché cringe, hanno cringe, parlato della grande differenza cringe, che c'è ma tra okay. un film e l'altro e tra un regista e l'altro. Perché ognuno di loro ovviamente aveva ovviamente. Una visione completamente diversa. Mi è piaciuto sto ovviamente. E l'altro. Perché ognuno di loro... Aspetta, è quasi Pog. Pog. Era tra un film e Pog l'altro, Champ tra di Galella, aspetta. Regista e l'altro. Perché Champ. Ognuno di loro... Pog Champ di Galella! Nuovo emoji! Non è bullismo. Ve venga a fa causa. Era, come si chiama? Pog Champ, no? Pog. Kalel ti voglio bene. Kalel, tutti insieme. Kalel ti voglio bene. Kalel ti voglio bene. Non mi guerrerare. Kalel ti voglio bene. Non mi avadare. Perché Kalel lo vorrebbe. Quindi la maledizione senza perdono funzionerebbe. Non sto scherzando. Ovviamente avevo una visione completamente ti voglio bene, Kalel. Di quello che era il film. Ti prego, non mi guerrerare. Ti voglio bene, Kalel. Ed è stato molto interessante anche capire dagli attori quali erano le loro esperienze, quali erano i loro modi di fare rispetto ad un attore, rispetto ad un regista diverso. Ok. È stata tutta una cosa molto introspettiva perché noi abbiamo fatto questo percorso dal punto di vista degli attori in questo speciale. Ok. È qui che ritorna, secondo me, la genialità del dividerlo in vari capitoli, andare dall'inizio, dal primo film, fino alla fine, per farci capire come questi attori si sono evoluti. Questa come è i Pokémon, bro. Un po', secondo me, si percepiva. Scam, bro. Cioè, se hai seguito un po' dietro le quinte, se sai un po' di quello che succedeva sui set di Harry Potter, lo sapevi già. Però, per l'appunto, moltissimi ragazzi, soprattutto il Golden Trio. Sì, ma non mi dici cosa! Davvero tantissimo i loro attori e i loro personaggi, scusatemi. E questa è una cosa che hanno sottolineato tante volte. Cioè, Rupert Grint è okay. a tutti gli effetti Ron. Emma Watson è cioè? Veramente molto molto no, simile ad Hermione. Non è possibile. Forse soltanto no. Danny è... Stanno portando il meme Trono, ti senti Gatsu a livelli da San Mungo. Ciao Andrea 89. Ma non sei Emma Watson, non sei Hermione. Emma Watson. Emma Watson. Hermione, ma che cazzo? Ron,
Lei ha fa... Rupert, lei ha fa... Non mi pare che Ron si fumasse le mandragole, signor Rupert Grint. Non è... Lei non è Ron. Daniel Radcliffe, poi, con Harry. Ma non... Non mi pa... Non... Emma Waugh! Emma Waugh, vabbè. Vabbè, però se sentono. Oh, pace all'anima loro. Distaccato da Harry perché sono entrambi più normali, ecco. Ma non è che è un po' non è che è più il contrario, siccome loro da piccoli si sono rapportati a questi personaggi con quelle caratteristiche, ovviamente sono cresciuti di pari passo con le esperienze anche dei personaggi che hanno dovuto interpretare. Madonna, sembro un critico serio. Ciao cowboy! Non è più probabile quello? Può essere. Certe punte da, che, senza che pendano da un lato o dall'altro. Però è stata una cosa abbastanza evidente. Io per esempio questa cosa l'ho notata moltissimo con Helena Bonham Carter. Cioè lei davvero sembrava Helena, oh, la famosissima Helena Bonham Pesov. Grande Helena Bonham Carter. Oggi proprio, Ho fatto colazione e sono venuto in live, carcola. Sto proprio, c'ho il cervello che sfriziona. È incredibile. Sono lucido come un calzascarpe. In culo, ed è per quello che l'adoriamo. Lei che si metteva. Quando gli ha chiesto a Daniel Radcliffe, ma tu hai mai rubato qualcosa dal set? Lui cazzo! Fa, no, cioè, perché si poteva. Gli fa, oh sì, ho preso. Non te lo ricordi qua, attore della seconda, del secondo film? Ha più visto? No. Perché secondo te? Perché ce l'ho in cantina. Ah, sì, mi ricordava un po' la camera dei segreti, no? La cantina con uno dentro. Ah, fighi, fighi. Tutte le cose che potevo. Cioè, secondo me, tipo i denti, che lei ha tirato fuori i denti. Come se li ha rubati, non penso che gliel'abbia rubati. Sì, ma sono nel primo film. Mi ha detto la cosa che più... Bello, però, questo ti fa capire che Emma Watson è una vera fan dei libri, perché si è tenuta i denti. Perché era veramente una prerogativa di Hermione che nei film è stata buttata un po' così. Brava Emma Watson! Emma Watson! Più 666 social credit. Soffrire in questa reunion, perché a un certo punto si è messo a parlare del grande lavoro delle coreografie che erano state fatte per un duello tra Bellatrix e Sirius nell'Ordine della Fenice quando erano al ministero. La scena tagliata. E poi ha detto che è stato tagliato. Sì. Quindi da qualche parte c'è un duello esteso tra Bellatrix che e Sirius figata. Che non abbiamo... Okay. Mai sono visto. D'accordo. E okay. La cosa nel che hype. Mi stupisce perché figo, vorrei vi vederlo. Ricordo che nel film dell'Ordine della Fenice sono stati tagliati via qualcosa come 45 minuti di girato. Ma porca puttana! Ma allora è quello che dicevo nei riassunti, ma taglialo in due! Come fatto nel settimo, il quinto libro! Lo dicevo nei riassunti, infatti. Il quinto libro è più lungo! Ma li mortacci! Vabbè. Quindi fra quei 45 minuti adesso sappiamo che c'era anche... Ah, Elena, presidenti! Sono un coglione che non capisce niente! Scusate, ennesima figura di merda da parte di Cesiro, signori. È Elena che sia presidente, ma vaffanculo, masticazzi dei denti di Elena. Ma va, ma la delusione mi ha colpito come un macigno. Ma no, ma Hermione è quella con i denti e da coniglietto. Hermione, infatti, fa anche un cameo in Hollow Knight, coniglietta, e lei, fidati. No, forse no. Quello tra Bellatrix e Sirius. Ero lì che, Anna, mi mangiavo le mani. Perché tipo, no, io volevo vederlo. Perché togliere una simile cosa? Probabilmente era una roba fighissima. Ma infatti. Oppure anche quando era una buona carta, l'ha detto che, quando le hanno detto che dovevano far saltare in aria la capanna di Hagrid nel sesto film, lei parlava della sua strana gioia, del senso di potere che sentiva nel dare fuoco a qualcosa, anche se in maniera fittiva. Cioè, Helena Bonham Carter ha letteralmente citato Guzzanti, l'esperienza del fuoco, io te la consiglio. Meme, l'esperienza del fuoco, io te la consiglio. No, però è vero che danno fuoco alla capanna di Hagrid e c'è sta Hagrid che fa Thor e si incazza come le faine. Forse, e tu fai sì Hagrid, mamma mia, piedi ammanati tutti, li devi prendere con una mano le gambe, con una mano il torso e poi fai tra, e poi ti fa tra. Hai capito? Perché tanto gli schiantesimi te rimbarzeno, shit. Tu devi prendere la gente e fa tra. E invece no. E poi Thor si salva. Quindi forse intendeva quella scena. Cioè, sono cose che davvero ti fanno... Io mi ricordo tutto dei libri. Tutto. Io sono un'enciclopedia. Io ne so più di Kal-El nei libri. Una cosa che ripeto... Dissing pesante. Kal-El, ti sfido a singolare tensione. Sulle città dei libri. Il grande amore, il grande senso di affetto che c'era tra i vari attori. Per esempio, sulle news, Robbie Coltrane, l'attore di Hagrid, a me ha fatto moltissima tenerezza. Cosa? Perché... Si capiva, cioè anche da quello che dicevano gli attori, che era stato un po'
un po' lo zio affettuoso di tutti quanti, perché ha passato molto tempo insieme agli attori, al Golden Trio, dato che avevano molte scene insieme nei primi film. Ed era evidente che un po' li avesse presi sotto la sua ala. Infatti, okay, cioè, per me è arrivato come un pugno nello stomaco quando Robbie Coltrane ha detto, ma con una tranquillità veramente sconcentrante, ha detto: sì, i film di Harry Potter secondo me non hanno età, cioè fra 50 anni i miei figli li faranno vedere ai loro figli. E a un certo punto fa: io probabilmente non ci sarò più allora, però anche ci sarà. Dio mio, cioè, mi è arrivato. E vabbè, certo, è quello che pensano tutti gli attori, è quello che dico, i video saranno immortali nel mio piccolo, ovviamente, che non seriamente, no, cioè, ognuno nel suo, ma così come lo pensa un, non lo so, un pittore, sto quadro sarà per sempre, oppure, ma anche uno che fa un muratore, che vede un palazzo che ha aiutato a costruire, manco l'ha progettato lui, e fa, lo vedi, questo l'ho fatto io, no? Questa è la fierezza che dicono tutti, chiunque tenga al suo lavoro, capito? Fammi salutare. Allora, se volete chiedermi qualcosa, questo è il momento, intanto che saluto. Ciao Zeppola, grazie per i 4 mesi, un abbraccio, sono le ho scoperto la nuova stagione di The Boys, esce al mio compleanno, la nuova stagione di The Boys, dai, te consiglio anche i fumetti, che sono belli dritti per dritti. Grazie a Mattia per il Prime, grazie a Cassiopea per i 22 mesi, quasi 2 anni, Cassiopea, ciao, mamma mia Cassiopea, sei la mia amica tartaruga. Cheat a Momo, non so se qualcuno l'ha... Ma... Cowboy Mark, Andrea, Netsuko-chan, Rizza, Mafio Fam, Raxi 100 bit, completiamo il treno. Grazie, oggi proprio state a pezzi, eh? E ci ho provato morte, ma non si è trovata nessuna parte a cena, ci ho provato prima. Secondo te Gary Oldman era contento di come hanno trattato il personaggio? Io non te saprei dire se Gary Oldman è fan dei libri, sia fan dei libri, sia stato, fosse stato all'epoca, tutti i verbi te uso. Quindi non lo so. Alan Rickman si sa che era fan. L'attore secondo che interpreta Silent, che manco so il nome, no, non ha mai letti, è un pirla e nessuno mi toglierà mai niente dalla me, bravissimo attore di teatro, io sono un coglione e lui è un mostro sacro, cheat, sì, però per me è un pirla, per come ha recitato Silente, miglior Silente, fate ride, miglior Silente solo perché era Silente nelle scene più epiche di Silente, non miglior Silente, miglior Silente è quello di prima, non mi fate incazzare, comunque, mi sono scaldato, non mi ricordo, Gary Oldman non lo so, andiamo avanti, Alan Rickman top, secondo attore migliore, Tom Felton. Basta. Questi sono i due attori che apprezzo maggiormente. Terzo, Dobby. Ah, che poi, raga... No, vabbè, lasciamo perdere, va, che mi bannano. Sì, comunque, John Stewart! John Stewart freebooter! John Stewart freebooter! Andiamo avanti. Non proiettarmi già verso il momento in cui morirai, perché io non sono pronto, porca puttana! Non lo so, ma mi cosa? Un magone incredibile, perché... Ma proprio per il modo tranquillo in cui l'ha detto. Quella cosa così dovrà morire, tutti dobbiamo morire. Non posso rispettare niente di più nella vita di un uomo che accetta la sua morte ad un certo punto, come dovrebbe giustamente essere. Sta diventando tutto troppo Galella, dark. Torniamo vicino, agli attori che ogni 3x2 che dicevano ti voglio bene, ti amo nel senso di ti amo in maniera fraterna, dovevano specificare chiaramente guardando in telecamera. No, ma lo dico come un amico, eh. Avete capito voi che scrivete le fanfiction allupate con no. Piton che no, no. Di Igor Karkaro. Lo sto dicendo ovviamente che cioè, io voglio bene le fanfiction di Piton e Igor Karkaroff. Le fanfiction di Piton. Ok. Bene. Sì, sì. Come un fratello. Va bene. A me questa cosa ha fatto ridere moltissimo. Soprattutto in Mauro. Non sto più bene. Non mi sento. Mi sono stranito, raga. Mi sono stranito. Non mi ha più. Romantico. Era, cioè, voleva giocarsi con amici. Anche se poi in realtà. Cosa che sapeva, Emma Watson ha riparlato della sua cotta per Brigitte, l'attore di Draco Malfoy, lo sapevo. Che questa era una cosa risaputa, l'aveva già detto negli anni precedenti. Però è stato bello vederne parlare in maniera così personale, in maniera così intima. Perché che ha detto? Che ti faceva capire ma che gringe. Ma io non lo voglio sapere. Girl di Tom Felton, anche perché era più grande di 3 anni, mi sembra, quindi probabilmente sul set. Sai, c'era una... Ma tu, allora, Tom Felton, perché non gli hai detto sì?
E tipo tu li beccavi al set del quinto o sesto libro dentro gli sgabuzzini, ma sai le risate? Ma sai le risate? No! E poi la dramione era real, totale, dramione. Io so questo termine e mi sento male solo a dirlo. Mo' me stacco un braccio dal cringe perché l'ho detto. Dramione, lo ridico. Sembra tipo il Re Leone. Mufasa. Dramione. Madonna santa. Certa ammirazione nei suoi confronti. È Ciao una cosa che ho tipo, trovato ciao! davvero molto molto tenera. Il modo in cui parlavano di attori, a un certo punto non mi ricordo chi, forse Daniel, mentre Gesù? parlava, spiegava il fatto che, cioè, alla fine sul set erano nati molti amori tra i ragazzini Te soprattutto, credo! perché Ma erano. tu pensa al quinto, sesto film che c'hai 30, 40, 16, 17 anni dentro un set. Quanti bambini sono nati? Quanti bambini che hanno chiamato, tu sei stato chiamato set? Del sesto film Potter. Perché è stato il film più bello con cui dove mi sono divertito di più. E andava tutto bene. Ok. Un po' come veramente essere a scuola, perché quella era la Ma loro faccio vita, è 40 stata la loro clip di vita questa per live, le carico tutte e moltissimo divento tempo. ricco. Ed è Mi stato sto molto curioso, tagliando secondo me, troppo. anche notare Fanta, mi come sto i ragazzi tagliando. parlassero dei loro problemi. Beh, mi sono Mi ha svegliato 3 ore colpito fa molto Matthew all'io. Lewis, che diceva, per esempio, che lui da ragazzino era Sono esattamente come fresco. Neville, cioè che. Così è come fossi se non seguissi YouTube. Non facessi solo lo streamer. Sarei riposato. Ma corcazzo. Una volta. Non aveva amici, era un po' un emarginato sociale e soffriva per. Chi? Cioè, mi ha colpito molto Matthew Lewis che diceva, per esempio, che lui da ragazzino Chi era cazzo è Matthew esattamente come Lewis? Neville, cioè che Ah, non Neville. aveva amici, era un po' un emarginato Ma pure sul sociale e set? soffriva per questa cosa. E cose che sono successe, cioè, da come l'ho intesa io, comunque nel momento in cui si giravano i film di Harry Potter, nel momento in cui Matthew Lewis. Una famiglia! Sto cazzo! Ah, grande Matthew Lewis che tira fuori i panni sporchi senza che l'abbiano lavati l'Elfi. Perché invece no? Una famiglia? A me mi piavate per culo, Tom? No, vabbè, ma perché ero Serpeverde, non è personaggio. Hermione? No, vabbè, perché a me piaceva Tom. E Harry? No, vabbè, io mi imbriacavo. Ah! Prima del set? Sicuri? Meh! Vediamo, eh! Stava diventando famoso, come per dire che comunque l'essere famosi, l'essere No, riconosciuti durante sta non di vuol dire per Kal-El, eh! Non mi si forza la prende per il felicità. Uno può culo! essere famoso e essere anche senza amici. Sembra. Non è il mio caso. Cioè, No, Kal-El, ma sembra un po' una dai! richiesta d'aiuto. Sto No, bene, non lo vedi, sapevo che mi Kal-El? Eh mettesse. no! Si bullizza da solo, Kal-El! Lo vedi, vi faccio dire, vi dico la differenza tra il bullismo e il ridere e scherzare. Se io gli avessi detto, ah, che stai a parlare di te? Sarei stato un bullo del cazzo. Mica l'ho detto, se l'è detto da solo. Se gli fai la pog, gli fai fare la pog champ emoji, non è bullismo. Ci tengo perché io per primo. Se no mi pia male a me. Ah, non ti bullizzare, Kal-El, cazzo. Mo ti meno Oh, per ovviamente anche difenderti, Valozzo Kal-El. che ha parlato delle sue difficoltà, del fatto Mi che non era costringi? certa di tornare per il quinto film e il fatto che volesse ritirarsi, che abbiano dovuto un po' convincerla. E poi tra l'altro Valozzo ha detto che l'ha fatto per la fama, cioè se ricordo bene ha detto, ma alla fine ho pensato, ha detto, sì, beh, l'idea di essere super mega famosa non era poi così male. Però ecco, Vabbè, questo è speciale una secondo ragazzina. me ti ha anche fatto un po' sentire lo stress che provavano questi attori, ma in realtà anche tutti, attori, registi, tutta la produzione dietro, soprattutto andando avanti verso gli ultimi film. David Yates, che da me si è beccato tanti insulti nel passato, Bravo, grazie ad Hotline, Kal-El! ho un po' ridimensionato per certi Perché versi. ne stai hamburghesi? Non me devi perdere la rabbia, Kal-El! Mo me ridimensioni pure Yates! Non devi perdere la fiamma! Il falò delle anime! L'ultimo centimetro! Tutte le città, così la gente mi fa Trono ti senti Gatsubi per vendetta, sì! No, Kal-El! No! Duro e puro, Kal-El! Non mi fai gli sponsorini! No! No, avanti! Aveva proprio parlato di queste cose, soprattutto quando lavorava all'ultimo film, ha parlato del peso che aveva sopra le spalle, sapendo che sarebbe stato colui che avrebbe concluso la saga.
E a questo proposito mi ha colpito molto una cosa che mi Addirittura. sembra Rupert Grint ha detto, che fa David Yates ci ha definiti degli astronauti perché What? nessuno potrà mai capire appieno l'esperienza per cui noi siamo passati, che noi abbiamo vissuto. Ma lo vedi che Yates non sta bene? Astronauti! Ragazzi, voi siete come dei lampadari, perché non potranno mai capire la luce che abbiamo emanato e l'altezza, sempre in bilico. Non c'ho niente a fa! Vedi, c'ha pure senso quello che ti stavo dicendo. Che cazzo? Levategli tutto a Yates! Levategli... Scherzo, andiamo avanti. Ed è vero, perché quello che è successo a loro è una roba che secondo me difficilmente ricapiterà proprio Sì, nella che Luke è storia del mega fan de cinema, cazzo, fa perché non bene. si tratta soltanto di una serie di film e libri di successo, è proprio l'esperienza che c'è stata di mezzo Joanna, con loro no? che sono cresciuti. Il fatto che loro siano cresciuti insieme ai film e che molti di noi ragazzini e la generazione Harry Potter si è cresciuta man mano insieme a loro, è una cosa che difficilmente verrà replicata. E non a caso, per Bah. esempio, con Stranger Things è stata detta la stessa cosa. Era stata detta che c'era un po' quel vibe all'Harry Potter con il fatto che nelle varie stagioni i ragazzi Ah, crescevano e vabbè, probabilmente ti certo. sentivi anche un po' più Intendi vicino a quello, loro. sì. Perché volente o nolente, vedere crescere i ragazzi, vedere crescere le persone e Vabbè, te ci evolversi affezioni. anche in mezzo ai film, alle serie TV, è una cosa che contribuisce un sacco a farti sentire ancora più reale il tutto. E quello per cui loro hanno passato è soprattutto la pazzia, la follia che La era il fenomeno di mizia. Harry Potter all'epoca, è una cosa che difficilmente Oh.